nella piazza centrale di Cagli, con alle spalle il Palazzo Pubblico, il luogo da dove parte la settimana da Capitale Italiana della Cultura del Comune di Cagli, con 25 appuntamenti per questa settimana, ma un programma che poi si prolungherà per tutto il 2024. Sindaco, è partita la settimana di Cagli da Capitale Italiana della Cultura nel progetto 50x50, che momento è per la città? Sì, finalmente ci siamo, molto contenti che sia partita con le scuole, l'abbiamo voluto fortemente perché poi quando si parla di cultura insomma ci si rivolge ai ragazzi e quindi abbiamo ritenuto doveroso e giusto iniziare con loro. È un momento estremamente importante per la nostra città, prima di tutto perché ci crediamo in questo progetto, insomma, abbiamo riservato risorse economiche, umane, tutto quello che abbiamo l'abbiamo destinato a questo progetto, un progetto che non durerà solo questa settimana sarà il clou con mostre, passeggiate, mostre fotografiche e tanto concerti, tante altre cose, ma voglio sottolineare che per tutto l'anno Cagli sarà al fianco di Pesaro in questa bellissima avventura, in questa bellissima opportunità che abbiamo il dovere di rappresentare al meglio, perché credo che questo progetto che nasce come territorio sia veramente azzeccato. Io ne parlo ormai da 10 anni, essendo anche poi da 5 anni presidente dell'Unione Montana. Noi dobbiamo ragionare del territorio perché la nostra provincia è bellissima, grazie a Dio possiamo esprimere tutti insieme un'offerta veramente che in pochi hanno, e quindi ben venga questo esempio e stimolo tutti a seguirlo e stimolo tutti a crederci. Come ha accennato lei, è stato un progetto che ha coinvolto tutta la comunità, dalle realtà associative anche a quelle imprenditoriali, c'è stato un impegno proprio collettivo per questo momento. Sì, assolutamente sì, siamo partiti appunto da quello che avevamo. Senza inventarsi nulla, abbiamo coinvolto tutte le attività, le associazioni, abbiamo coinvolto imprenditori, sono nate delle bellissime sinergie, vedrete quella tra 7 imprenditori e 7 artisti che hanno messo su una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa, ma un po' tutto, siamo partiti addirittura, ecco, da quello che abbiamo, da Francesco Di Giorgio Martini, l'abbiamo collegato passando attraverso la torre quindi martiniana al nostro Torrione, passando per Eliseo Mattiacci, il nostro grande Eliseo, e fino ad arrivare a congiungerci grosse realtà industriali come il lanificio Cariaggi che ci aiuta e come altre poi realtà che ci aiutano e insomma ci vengono incontro e insieme promuovono il territorio. Vice Sindaco, Assessore alla Cultura, è arrivato il giorno, è iniziata la settimana di Cagli, Capitale Italiana della Cultura, nel progetto 50x50. Ci troviamo in questo momento nel chiostro, nella scuola che è stata allestita con delle foto che raccontano e mettono a confronto alcune realtà con quelle nostre di Cagli, ma dell'Occidente, su cui i ragazzi hanno fatto un lavoro. C'è stato anche questo trekking urbano da parte delle scolaresche che hanno fatto sia da guida che da osservatori di quella che è la cultura di Cagli. Che momento è questo per la città? Direi che è un momento in qualche modo emozionante, perché aprire la settimana della cultura con tutti questi ragazzi e ragazze che sicuramente conoscono i loro luoghi, ma non hanno mai approfondito quella che è la storia del luogo. E l'idea di far fare le guide a loro è stata un'iniziativa che li ha in qualche modo coinvolti, perché loro sono stati veramente come un po' un palcoscenico, no? Erano emozionatissimi, preoccupati di non riuscire a far bene. E i ragazzi che hanno fruito della loro spiegazione hanno, vissuto un momento in cui i loro compagni erano le loro guide, quindi è stato veramente un connubio ideale per aprire la settimana della cultura e per valorizzare i ragazzi, così come questa mostra. È un progetto anche da
riproporre, no? Magari far vivere appunto il territorio. Sono zone appunto dove magari i ragazzi quotidianamente passeggiano, girano, però magari non vivono, non esplorano. Riproporlo anche negli anni successivi, questa settimana di trekking urbano per loro può servire anche a tramandare e a culturare appunto quelle che saranno poi le future generazioni. Io credo che sia assolutamente il viatico verso questa situazione, perché poi noi abbiamo, lo sappiamo, Cagli, ma tutti i nostri borghi della provincia di Pesaro e Urbino hanno delle bellezze che veramente, se respirate in maniera adeguata, aiutano la crescita dei giovani. E forse sono un po' anche un modo per tenerli sul territorio, perché si innamorano dei loro spazi. Trovo che sia la parte più giusta quella che ha detto lei, vale a dire questo dovrebbe essere l'inizio di un qualcosa, perché questa settimana non si deve esaurire nella settimana, deve essere appunto una promozione verso un'innovazione anche educativa non formale in fondo. Parte oggi la settimana da Capitale Italiana della Cultura di Cagliari all'interno del progetto 50x50, una settimana che il Comune ha voluto far partire all'insegna degli studenti, delle studentesse e dei giovani. Il loro coinvolgimento all'interno di questa settimana quale sarà? Allora, no, il coinvolgimento della nostra scuola non è relativo solo a questa settimana per quanto riguarda la cultura. Abbiamo dei progetti specifici per questa settimana, che è il progetto Arte Fotografica a Scuola con la Fondazione Besart americana e il fotografo Saro Di Bartolo. Ci hanno inviato 60 foto in formato gigante molto belle che ritraggono bambini del terzo mondo. 60 foto che ogni nostro alunno di classe seconda media ha adottato una foto e ha scattato una foto co contrapponendo il nostro mondo al terzo mondo, facendo vedere le differenze. Un altro progetto è il progetto Ceramica con un artista e un'artigiana locale, Linda Zepponi. I ragazzi hanno elaborato dei prodotti come delle maschere molto belli che poi esporremo oggi nell'aula magna della scuola. Prima giornata da Capitale, subito coinvolti gli studenti e le studentesse, c'è questo chiaro obiettivo che la Capitale della Cultura, la settimana da Capitale della Cultura deve partire dai giovani. Sì, l'amministrazione comunale ci ha coinvolto e abbiamo diciamo, accolto quest'idea come l'idea fondamentale per la cultura, bisogna sempre partire dai giovani. E in effetti per tutta la settimana le lezioni dell'istituto verranno svolte nei centri storici, nel centro storico di Cagli, soprattutto in quei monumenti più caratteristici che sono la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco, il Torrione, tutte quelle parti insomma, che serviranno ai ragazzi per fare cultura, quindi fare una lezione al di fuori dell'aula, quindi il contesto viene trasferito dall'edificio scolastico a quello della città e quindi le tradizioni storiche e quindi tutto il resto. Per quanto riguarda invece la giornata odierna, si partirà proprio con il trekking urbano. Abbiamo dei ragazzi, ma anche i ragazzi di Piobbico, perché l'istituto ha anche una sezione associata a Piobbico, che hanno già partecipato alla settimana di cultura Pesaro 2024 a Piobbico a marzo e faranno anche, diciamo, parteciperanno anche qua, questa volta però come ciceroni, quindi accompagneranno nel trekking urbano nei monumenti della città. Appunto, quanto è importante svolgere questo tipo di attività anche per mantenere la cultura del territorio e soprattutto farla scoprire, no? Perché magari uno a volte passa, okay, vede quell'edificio, lo riconosce perché è un edificio storico, però magari non conosce la storia che c'è dietro. Ecco, quanto è importante questo trekking urbano per riscoprire Cagli? Ma è importante soprattutto perché quando i ragazzi si sono preparati per questo trekking hanno scoperto moltissime cose che, pur essendo molti di loro cagliesi, non conoscevano. E quindi c'è una preparazione e soprattutto l'immersione nella storia, nella cultura, e questo è secondo me fondamentale per i ragazzi. A livello invece di diciamo, sensazioni, emozioni, che ha scaturito un pochettino questo programma, questa settimana diversa per gli studenti?
Ma c'è stata un'accoglienza molto, molto bella da parte degli studenti, ma anche da parte degli insegnanti. Quindi è stato un coinvolgimento della scuola che ha veramente gratificato tutti i settori. Infatti anche gli stessi insegnanti sono stati veramente propositivi nel selezionare gli alunni, farli partecipare e quindi organizzare proprio delle lezioni, che la scuola non è ubicata nel centro storico, quindi è necessario degli spostamenti, però sono tutti fatti con grande, grande voglia di partecipare. È un progetto che ha coinvolto i ragazzi delle classi seconde medie, appunto dell'Istituto Comprensivo Tocci di Cagli, ed è un progetto che è finalizzato a stimolare nei ragazzi la creatività, ma soprattutto la sensibilità nei confronti anche di tematiche che loro quotidianamente non vivono. È una mostra che l'ha visti coinvolti nella scelta di queste opere d'arte, che sono opere fotografiche donate al Comune di Cagli da un'associazione americana di fotografi molto, molto famosi, molto importanti, che hanno riportato immagini e la testimonianza di come si vive, diciamo, al di fuori del nostro benessere. Quindi ai ragazzi è stato chiesto di scegliere una foto, un'immagine, e di lavorare, quindi riflettere su quella tematica e di andare nella loro quotidianità con il loro cellulare, quindi lo smartphone che loro abitualmente utilizzano, ma che a volte utilizzano anche in modo improprio, e di far capire che è un mezzo importantissimo, un mezzo che può anche portarli a riflettere in modo creativo e a interpretare la loro realtà. Quindi ognuno di loro ha fotografato un'immagine di queste immagini qua proposte e ha lavorato su quella riflettendo e andando poi a fotografare la loro quotidianità, anche mettendo in contrasto quello che loro hanno scelto, anche chiedendosi il perché della loro scelta e mettendo proprio a confronto la loro realtà, quello che loro vivono, con quello che loro hanno scelto. Siamo con l'artista, il fotografo, colui che ha intrappolato queste immagini nell'immortalità della fotografia. È stato sicuramente ed è un viaggio interessante anche semplicemente osservarle. Partiamo proprio dall'esperienza. Cosa ha colto, cosa ha vissuto? L'esperienza è una domanda molto bella e una domanda, diciamo, in merito alla quale potrei parlare a lungo. L'esperienza è nata in due fasi. L'esperienza primaria è quella proprio dello scatto della foto. Scatto della foto che avviene indipendentemente da questo progetto. Il progetto è nato molti anni dopo, in cui il signor Bechalat, che è questo signore americano, amante delle arti, persona molto molto sensibile, ha avuto l'idea di mettere a disposizione delle scuole nel mondo fotografie di bambini abitanti provenienti da paesi dove, se si nasce, si è meno fortunati che nascere qui da noi in Occidente. Quindi sono fotografie di bambini di paesi poveri, paesi che noi chiamiamo sempre in via di sviluppo, che poi tante volte lo sviluppo c'è poco. E mi ha contattato parlandomi di questo progetto e l'idea è stata quella di mettere a disposizione, come dicevo, gratuitamente alle scuole del mondo dei blocchi di foto. Queste fotografie si trovano quindi non soltanto in Italia, non soltanto a Cagli, non soltanto in Italia. In Italia abbiamo circa 150 sedi, quindi sparse per tutta la penisola e anche le isole dove sono presenti, ma sono presenti in tutto il mondo. Ci sono quasi 400 le scuole che hanno ricevuto in dono questo set fotografico. Qual è lo scopo? Lo scopo ovviamente è duplice, non è semplicemente quello di poter avere delle belle immagini, quindi non partiamo dal presupposto che debba essere una funzione di arredo, vuole essere uno spunto per avvicinare le arti, ma soprattutto si va più in profondità, si vuol far capire ai nostri ragazzi quanto sono fortunati,
quanto poteva essere diversa la loro vita se fossero nati altrove. Quindi creare una compassione, creare un'empatia da parte dei nostri giovani verso chi è, uso una parola forte, diverso, ma diverso solo diciamo nell'aspetto, gli occhi diversi, la pelle diversa, una religione diversa, ma il colore del sangue di tutti è sempre identico. E insieme ad altri tre colleghi ci siamo messi a disposizione di questa fondazione, la Fondazione Becherat, che ha sede ad Atlanta negli Stati Uniti, e abbiamo donato una serie di nostri, una volta avrei detto negativi, oggi dico di file originali, per un blocco di circa 800 fotografie diverse. E di volta in volta vengono scelte delle foto random. Io ad esempio scopro ora che cosa è stato spedito da Atlanta a Cagli e vengono date alle scuole e mettiamo il destino di queste foto in mano alle insegnanti, al volere, al potere e al desiderio sincero da parte loro di fare qualcosa di concreto. Sono loro che con la loro fatica instradano i bambini verso questo messaggio. Questa foto in particolare, ad esempio, racconta una storia che ci permette di capire l'efficacia o meno, io direi l'efficacia in questo caso, di questo messaggio che cerchiamo di lanciare, cioè perché un bambino debba trovarsi in questa condizione di fatica, di dolore, di sofferenza, sta raccogliendo questa erba, probabilmente per dei conigli e dei caprezzi sotto la pioggia con questo falcetto, mentre il nostro ragazzo si trova ad avere a disposizione questo trattore per lavorare in campagna. Mi è capitato un episodio molto particolare a proposito proprio di questa foto, dove un bambino di quarta elementare, guardando questa foto, mi ha chiesto: ma questo bambino quando arriva a casa con chi gioca? Ha dei giocattoli? Ho detto: no, non possiede dei giocattoli. Probabilmente avrà un coniglietto o una capretta e giocherà con la capretta. E un altro bambino si alza giù in fondo all'aula e fa: ma allora non ha la PlayStation? Questa domanda è allarmante e rivelatrice del fatto che c'è veramente non un divario, non un abisso, siamo ad anni luce da qui al nostro bambino che abita in via Francesco Crispi qui a Cagli e magari ha due PlayStation, uno lui e uno il fratellino. E ci fa capire quanto noi possiamo quindi con queste immagini dare spunto e dare, diciamo, offrire un punto di partenza perché le insegnanti poi possono lavorare e perché le famiglie stesse che magari vengono qui a visitare la mostra che durerà tutto il 2024 possono avere lo spunto per aiutare i loro figli a capire. E dopo il trekking urbano siamo qui nel chiostro di San Francesco con alle spalle le foto di Saro Di Bartolo che concludono la prima delle 25 tappe di questa settimana che vede Cagli come capitale italiana della cultura.